formalizzato per la prima volta l'interesse delle parti, un clima cordiale, e tenendo presente soprattutto il bene della società, del club, che merita tutta l'attenzione che ha assunto. Tra l'altro ci siamo avvicinati a questa idea con passione. Io ho subito quasi tutte le partite, l'allenamento di questo campionato. Mi sono permesso di dire anche la mia, perché questo è un mondo che mi appartiene dall'età dei 10 anni. Oggi ne ho di più. E quindi da un lato mi dispiace che il Catania non abbia raggiunto ad oggi una posizione migliore, dall'altro però sono convinto che anche con la tua organica, con un po' di cinismo e una mentalità giusta, riuscire a fare la sua parte senza nessun problema. Tra l'altro leggo spesso e sento spesso dire che bisogna adeguarsi alla tecnologia, ma questo è un fatto normale. In queste categorie le partite si vincono anche perché sbagliano gli avversari, non solo perché bisogna essere necessariamente bravi. Quindi se si riesce a capire questo, anche con l'attore organico. Quindi ci sono i presupposti per andare avanti, adesso lavoreremo e noi da 4 mesi ci siamo dietro, non ci fermiamo, quindi avremo il piacere di andare avanti. Dunque, aspetta, no, che io guardo la sua espressione per capire. Ha visto i numeri in passivo? No, noi i numeri non sono stati visti perché c'è un rigido protocollo da parte già annunciato da parte della società che noi adesso valuteremo e potremo andare avanti. Io ho l'amico a Sorrento, il cieco di Sorrento, nel caso con il tatto riuscirà anche a leggere fuori le carte per capire quanti numeri ci sono, sia in positivo che in passivo. Ci può sempre servire il soggetto, come dire, di fantasia. E io mi auguro che intanto ci sia, intanto la formalità dell'offerta, poi si possa accedere o meno. Questo è importante, ci sia chiarezza, perché parliamo di soldi. Io parlo di soldi, non parlo di interesse sportivo, sociale. Qui si parla di interessi capitalistici, anche perché c'è una struttura che richiama l'interesse anche di chi vorrebbe sfruttarla. E dico solo Torre del Grifo. Torre del Grifo rappresenta un po' il fiore all'occhiello di questo problema, unitamente alla passione, alla storia, alla capacità di utenza e contenza. Quindi su Torre del Grifo noi abbiamo problemi abbastanza chiari. Uno per tutti è quello di potenziare la struttura di medicina sportiva, di creare un vero e proprio laboratorio di medicina sportiva che non serva solo a quelle che sono le esigenze della squadra, ma anche e soprattutto a quello che può mettere a disposizione della parte sociale a cui noi teniamo in partita. Grazie, abbiamo creato uno scopo.